capitolo 9, dal versetto 1 al 15, preghiera e confessione di Esdra a causa dei matrimoni con straniere. Quando queste cose furono finite, i capi si avvicinarono a me, dicendo: il popolo di Israele, i sacerdoti e i leviti, non si sono separati dai popoli di questi paesi, ma imitano le abominazioni dei Cananei, dei Chittiti, dei Ferezei, dei Gebusei, degli Ammoniti, dei Moabiti, degli Egiziani e degli Amorei. Infatti, hanno preso le loro figlie come mogli per sé e per i propri figli, e hanno mescolato la stirpe santa con i popoli di questi paesi. I capi e i magistrati sono stati i primi a commettere questa infedeltà. Quando seppi questo, mi stracciai le vesti e il mantello, mi strappai i capelli dalla testa e i peli della barba e mi sedetti costernato. Allora tutti quelli che tremavano alle parole del Dio di Israele si radunarono presso di me, a causa dell'infedeltà di quanti erano tornati dall'esilio. Io rimasi così, seduto e costernato, fino al momento dell'offerta della sera. Al momento dell'offerta della sera mi alzai dalla mia umiliazione con le vesti e con il mantello stracciati. Caddi in ginocchio e stendendo le mani verso il Signore mio Dio dissi: mio Dio, io sono confuso e mi vergogno, mio Dio, di alzare a te la mia faccia, perché le nostre iniquità si sono moltiplicate fin sopra la nostra testa. E la nostra colpa è così grande che giunge al cielo. Dal tempo dei nostri padri fino a oggi siamo stati grandemente colpevoli, e a causa delle nostre iniquità noi, i nostri re e i nostri sacerdoti, siamo stati messi in mano ai re dei paesi stranieri, in balia della spada, dell'esilio, della rapina e del disonore, come si vede anche oggi. Ora, per un breve momento, il Signore, nostro Dio, ci ha fatto grazia, lasciandoci alcuni superstiti e concedendoci un asilo nel suo santo luogo, per illuminare i nostri occhi e darci un po' di sollievo nella nostra schiavitù. Noi infatti siamo schiavi, ma il nostro Dio non ci ha abbandonati nella nostra schiavitù. Anzi, ci ha fatto trovare benevolenza verso i re di Persia, i quali ci hanno dato tanto sollievo da poter rialzare la casa del nostro Dio e restaurare le sue rovine, e ci hanno concesso un luogo di riposo in Giuda e a Gerusalemme. Ora, nostro Dio, che possiamo dire dopo questo? Noi, infatti, abbiamo abbandonato i tuoi comandamenti, quelli che ci hai dato mediante i profeti, tuoi servitori, dicendo: il paese nel quale entrate per prenderne possesso è un paese reso impuro dalla corruzione dei popoli di questi paesi, dalle pratiche abominevoli con le quali lo hanno riempito da un'estremità all'altra, con le loro contaminazioni. Ora dunque, non date le vostre figlie ai loro figli, e non prendete le loro figlie per i vostri figli, e non ricercate la loro prosperità, né il loro benessere. E così diventerete voi forti, mangerete i migliori prodotti del paese e potrete lasciarlo in eredità perenne ai vostri figli. Ora, dopo tutto quello che ci è accaduto a causa delle nostre azioni malvagie,
e delle nostre grandi colpe, poiché tu, nostro Dio, ci hai puniti meno severamente di quanto le nostre colpe avrebbero meritato, e hai conservato di noi un residuo come questo, dovremmo di nuovo violare i tuoi comandamenti e imparentarci con questi popoli abominevoli. La tua ira non si infiammerebbe forse contro di noi fino a consumarci e a non lasciarci più né residuo né superstite? Signore, Dio di Israele, tu sei giusto e perciò oggi siamo ridotti a un residuo di scampati. Eccoci davanti a te, a riconoscere la nostra colpa, poiché per essa noi non potremmo resistere in tua presenza. Amen.